favorire il diritto allo studio. È questo lo scopo dei Click Days dell'Università Niccolò Cusano, l'Ateneo romano pronto a mettere a disposizione 60 borse di studio che permettono di frequentare un corso di laurea quinquennale, triennale più specialistica o laurea magistrale a ciclo unico, in maniera totalmente gratuita, fatta eccezione per la tassa regionale annuale per il diritto allo studio. Per i Click Days non importa il voto del diploma, ma solo la velocità con cui si presenta la domanda. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto il diploma nell'anno accademico 2019-2020 in una scuola del comune di Roma o di un comune confinante. Per partecipare basterà compilare la domanda di assegnazione sul sito unicosano.it, scaricare il file sul proprio PC e inviarlo tramite la propria PEC all'indirizzo unicosano@pec.it. Saranno ritenute valide le prime 60 domande regolari che perverranno a partire dalle ore 16 di oggi fino alle 24 del 28 febbraio. Gli Academy Awards, presieduti da John Bailey, ci ripensano. I premi al miglior montaggio, alla miglior fotografia, al miglior cortometraggio, live action e miglior trucco e acconciature non saranno più consegnati durante le pause pubblicitarie. Dopo la polemica di Hollywood a seguito di escludere le quattro categorie dalla diretta, i premi Oscar ritornano sui loro passi, abbandonando così l'idea di ridurre le ore della cerimonia di premiazione. Messa a tacere la polemica, non ci resta che attendere la lunghissima notte degli Oscar. L'appuntamento con la 91esima edizione degli Academy Awards è per il 24 febbraio al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills. In Italia sarà possibile seguire la diretta dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar. È il primo artista in assoluto ad aver vinto nella stessa edizione Sanremo Giovani, il premio della critica e il Festival di Sanremo con soldi. Si tratta di Mahmood. Dopo il grandissimo successo di pubblico e critica, il cantautore continua a battere ogni record di ascolto e a dominare ogni classifica musicale. Il brano vincitore di Sanremo 2019 è il singolo più ascoltato su Spotify. Ha totalizzato oltre 10 milioni di ascolti, posizionandosi nella classifica Top 50 Italia e tra le canzoni più ascoltate al mondo nella Top 100 Global. Katy Perry e Orlando Bloom si sposano. Dopo tanti tira e molla, l'attore ha chiesto la mano della compagna nel giorno di San Valentino. I due futuri sposi hanno reso pubblica la notizia, pubblicando un selfie in cui l'anello della promessa è in primo piano, un rubino rosso circondato da diamanti. Per San Valentino, Orlando ha sorpreso l'interprete di Roar facendole la fatidica domanda sotto un grosso cuore di rose rosse, immancabili decine di palloncini a forma di cuore. Per entrambi si tratta del secondo matrimonio. Orlando Bloom è stato sposato con Miranda Kerr, Katy invece è stata sposata con Russell Brand. Nuovo record per il film d'animazione Frozen. Il trailer del secondo capitolo delle avventure di Elsa e Anna, in uscita il prossimo 22 novembre, ha totalizzato nelle prime 24 ore 116.400.000 visualizzazioni, diventando il più visto della storia dell'animazione. Ciò che incuriosisce in molti è però se in questo capitolo verrà o meno rivelata l'omosessualità, presunta da molti, della principessa Elsa. Nel trailer del nuovo film, oltre alla squadra al completo protagonista del primo capitolo, appaiono due nuove figure femminili. Non si sa nulla di loro, ma in molti hanno ipotizzato che una delle due fanciulle possa essere l'innamorata di Elsa.